molto bene, benvenuto. Molto bene. Oggi con un piatto, apriamo con un piatto vegetariano di frutta e di verdura. Ecco, che oggi meraviglia. Di solito, sai, ho sempre le verdure al centro del piatto. Ma tu puoi cucinare una cosa seria con uno là col piedestallo? Così, vabbè. Un salame dei colli tortonesi imbustato bene alla curcuma, io direi. Alla curcuma, alla curcuma. Bravo, eccezionale, è bello. Eccezionale. Allora, quindi, dai, cominciamo. Allora, quindi di solito è sempre vegetale, oggi usiamo anche la frutta. È un dessert, non dessert, quindi è un piatto fresco che andrà bene poi, certo. Oggi è brutto tempo, va bene, ma arriverà, vabbè. Il gran caldo sarà veramente fresco, un piatto che faccio da tanti anni e che piace molto. Facciamo così, acqua, un litro. Acqua. Questa è la fase più importante, nel senso che va il dosaggio giusto, dobbiamo veramente pesarla. Un litro d'acqua, 250 grammi di zucchero e porto a leggero bollore. Quindi non deve proprio, non è che dobbiamo, certo. È uno sciroppo, ma non dobbiamo farlo cuocere per tanto, non si deve stringere, okay. Deve solo leggermente bollire in modo che sciolga bene lo zucchero e aggiungiamo a questo punto le spezie. La cannella, cioè la cannella, la vaniglia, se volete anche la cannella, se volete anche mettete la cannella. Quelle che vi piacciono come sempre, de gustibus, no? De gustibus, quindi apriamo un po' e mettiamo la parte interna, questa che è importante, quella che ha più valore, i semini, quella più buona, mettiamo anche la buccia che va bene, aggiungiamo anice stellato, e poi il cardamomo della discordia, e va il bene? Il cardamomo della discordia, no, stai attento, è sul cardamomo, che sennò poi questa era già prima, avevo pensato alla ricetta, esatto. Lo uso, il cardamomo ha questa nota agrumata, molto interessante, che secondo me tra le varie spezie va molto bene, ma poi le spezie non sono né cattive, no, né buone, sono le persone che sentono. Ma chi è che non piace il cardamomo? Non ho capito. No, perché noi sulle ricette fighette il cardamomo è una roba. Vabbè, ma è però dipende da come. Sì. Allora, non è l'ingrediente in sé, è come tu lo usi, hai capito? Ma poi questa è la cosa. Perché figurati. Noi dobbiamo fare anche cultura, certo, delle spezie, il cardamomo è fighetto importante. Per noi, perché in realtà in tante parti del mondo è una spezia molto popolare, no, anche, neanche per noi, anche un sostituto economico ad aromi più costosi. Questo è verissimo, bravo, perché comunque il cardamomo costa veramente limitato. Comunque, quindi abbiamo fatto la buccia fatto del limone e lasciamo andare. Buccia del limone che ci dà sempre questa nota agrumata. Lasciamo andare e facciamo questo sciroppo che poi sarà la base di gusto dei nostri verdure e frutta, perché sembra strano, ma vi garantisco che è molto buono. Cosa facciamo? Andiamo pomodori. A tagliare i pomodori, questi prendete quelli che più vi piacciono, i piccadilli, potete usare pomodorini pachino, quello che avete a casa e che vi piace usare. Perché adesso il pomodoro è chiaramente dolce, ma anche questo gioco acido con l'acidità, chiaramente. Quindi andiamo in una teglia, ecco qua, mettiamo i nostri pomodorini, poi io qua ho già un po' di sciroppo pronto. Quello pronto, okay? Questo giallo perché da che cosa è dato? È dato un po' dal limone, un po' dallo zucchero che pian piano si colora un pochettino. Bello. Ma va bene. Cosa facciamo? Mettiamo un pochettino di sciroppo sui nostri pomodori, quindi niente sale, lo zucchero è già nello sciroppo e ci sarà il profumo delle spezie. Oggi che non c'è l'Evelina non metti il sale, esatto. Oggi è un convegno medico, quindi non c'è il suo cartonato e non c'è neanche il sale, vedi? Andiamo! Ok. In forno, chiaramente li ho già pronti, pomodori. In forno possiamo fare anche 150 gradi una ventina di minuti oppure temperatura un 90, po' più bassa, 90, per qualche minuto in più. Okay. L'importante è che risultino così, vedete, lucidi, ancora morbidi, ma al tempo stesso non demi-dried, si definisce proprio. Okay. Quindi questa a metà strada. A metà strada. Poi prendiamo l'ananas. O se volete, adesso arriverà della frutta eccezionale, quindi le albicocche, le quello pesche. Che vogliamo. In questo piatto si può mettere veramente di tutto. Io a volte metto anche gli asparagi, se avete voglia, e poi vi spiego come. Possiamo mettere, che ne so, la cipolla facendola candire anche lei e facendola sciroppare un po' in modo che non sia troppo forte. A me piace questo abbinamento di frutta, sì, e vegetali, cioè è interessante. È interessante e credetemi, al palato è davvero buono. Ah, adesso. Quindi faccio una cubettata di ananas. Cerco di dare, questo è importante, una stessa forma e quindi una stessa consistenza poi alle verdure e alla frutta. Quindi faccio cubettata di ananas, voilà, questo
lo spostiamo dietro. Questo lo assaggio io. Ma anche perché molto spesso, cioè, noi associamo alcuni frutti al salato e altri al dolce, ma in realtà ci sono infinite sfumature. La carota è dolce, per esempio, come ortaggio. Esatto, e quindi abbiamo proprio la carota. L'unica che faremo a rondelle più fine è la carota, perché ha una consistenza diversa. Quindi se dovete usare verdure o frutti diversi, ragionate sulla consistenza, perché più è croccante e più dovremo farla con fine oppure con un taglio diverso. In questo caso le carote le faremo proprio a rondelle. Andiamo ad aggiungerle, poi mettiamo sedano e fragole. Il sedano, sempre la nota vegetale. Cosa poi fresco, facciamo? Il sedano è proprio una roba fresca. A me era subito l'idea della freschezza al sedano. Bravissima. Andiamo a comunque metà. Comunque quest'ananas è bello dolce. No, l'ho assaggiato perché sai. Va bene, quindi va bene, approvato. Quindi andiamo a tagliare anche il sedano una misura simile all'ananas, no? Chiaramente più piccolo, ma in modo che abbia la stessa consistenza. A questo punto, lo sciroppo che si sta scaldando, quando è ben caldo, in questo caso useremo quello già pronto perché è un po' più caldo, andiamo a posizionarlo sopra le nostre frutta e verdura. Taglio anche le fragole. Le fragole. E poi le fragole danno subito questo colore, trac. Ecco qua. Sembra un po' una mostarda cremonese a vedersi così, come i colori, no? Che richiama lo sciroppo, i frutti. Guarda, molto che bello. E un po' è una. Questa è proprio una marinatura, bravo Lorenzo, perché qua. Chiaramente se siete in famiglia ne fate di più, mettete lo sciroppo caldo, lasciate raffreddare e posizionate in frigorifero. A quel punto, quando sarà freddo, il giorno dopo, abbiamo questa composta proprio di frutta e verdura, perché per effetto del calore che agisce sulla frutta e sulla verdura va a macerare, vedete che il colore cambia proprio, la va a macerare, la consistenza e il sapore porta all'interno il gusto dello sciroppo, perché sennò sarebbe un'insalata di frutta, giusto, e verdura. In questo caso invece avremo proprio un sapore di base uniforme, che è questo del nostro sciroppo. Possiamo andare a impiattare già e poi aggiungeremo la parte, la nota grassa e dolce, che come sapete ci va sempre nei nostri piatti. Abbiamo detto che questo è un dessert, quindi è un bello dessert l'idea. fresco davvero. Per l'estate, e divertitevi, sbizzarritevi a usare verdure e frutta che volete davvero. Ma anche con due formaggi stagionati, secondo me di fianco non ci starebbe se male. Se tu mettessi ad esempio un po' di stracchino è perfetto, vedi? Un po' di stracchino e sia. Prendo. Lui invece prende il gelato. Gelato allo yogurt. Wow, nota gelato fresca. Allo yogurt. Andiamo a mettere, ho già preparato le palline. Beh, ma questa è un'idea, vedi, questa è un'idea geniale invece. Sì. È veramente fresca. Bellissima, perché metto è semplice lo yogurt. Un po' di yogurt cremoso sopra, che mi aiuta sempre la parte grassa che sempre ci interessa, e andiamo sul finale a fare una salsa, anche questa freschissima e particolare, in cui mettiamo arancia. Ah, ma io voglio assaggiare, scusa. Bravo, brava Anto, perché è da assaggiare. Sì, scusami. Arancia, miele. Assaggio questa, naturalmente, non quella del piatto, ma volevo proprio assaggiare la marinatura. Non è male, eh? È meravigliosa. Qua mettiamo arancia, un po' di miele e zafferano, perché è altamente digestivo e anche il sapore sarà veramente, veramente buono. Miele, zafferano e un po' d'arancia spremuta. Semplice. Ma questo è un grande piatto. Sì. Vedete che i grandi piatti passano anche attraverso la semplicità degli ingredienti. E i gusti, è sempre è i gusti. Gusto. L'attenzione al gusto. L'attenzione al gusto. Aggiungo anche una foglia di basilico, che qua e ci sta benissimo. Eccoli qua. Ne aggiungiamo anche questi, perché questi danno questa nota dolce e acida insieme, che ci aiuta tantissimo. Andrea, un piatto meraviglioso, voilà, che secondo me quest'estate faremo sicuramente. Grazie, Andrea Ribaldone, composta di frutta e verdura, meraviglioso.